voglio vedere la vedova affranda ai miei funerali. Io mi sparo in bocco. Che ci metto? Un attimo ci metto. Vai via, cagnaccio della malora, maledetto. Mangia colazione a tradimento che non ingrassi mai. Ti deve scoppiare il cimurdo, Andre Fegato. E devi venire al mio funerale, anche tu. Tutti dovete venire al mio funerale. Deve anche piovere quel giorno. Voglio vedere la signora Celeste a chi le farà fare le diete. La dieta americana, la dieta dei punti, la Watch Watcher, la dieta del fandino, la dieta associate e disassociate di tutte le cose. Vostre, maledetto. Ma io mi spero. Io mi ammazzo, a parte colpi in bocca mi spero. Che c'è? Sei tu, caro? Venus fly to me. Sto cadendo, non posso cadere. Come ti sei ridotto? Sono affari miei. Tu piuttosto, dove sei stata oggi? Poi ti dico tutto. Ti ho cercato, sì, sì, sai, a casa, a studio. Mm. Non ti ho trovato, cominciavo a preoccuparmi. Ti voglio presentare una persona. Andrea? Buonasera. Ma, avvocato, si alzi la bracciola del mio divano. Perché lei sta in casa mia, si sta fumando il mio sigaro e si sta fottendo anche il mio whisky. Ha capito? Savino, ma che modi sono questi? Comportati bene. Tieni, Andrea. No, grazie. Ti prego, siedi. Mi comporterò civilmente. Lei mi vuol dire chi è? Qual è il suo nome? Andrea Soldani. Non suggerire tu, lo saprai come si chiama, no? Amore, vedi, noi dobbiamo dirti una cosa. Non indovineresti mai. È inutile, ho già indovinato. So tutto. Allora la cosa è più facile. Senti, Celeste, non girare intorno ai discorsi come fai sempre tu, perché mi dai nervi. Se mi devi dire le cose, dimmelo e basta. Ecco, beh, visto che già sai tutto, dovresti pagare tu il signor Soldani. Pagarlo io? Ma perché tu lo paghi pure a questo? Eh sì, Andrea è un professionista di prima categoria, sai. Io ho cercato di abbassare il prezzo, però quest'ultima botta di 20 milioni. 20 milioni? Ah, meno di così non potevo lavorare. Ma lei chi si crede di essere? L'unico maschio rimasto al mondo? Che va a insidiare le donne degli altri, ci va a dare fastidio fino in casa e si va a dare 20 milioni a botta? Ma, Serino! Ma come si permette lei di rivolgersi così a me? Io che sono il discepolo di Le Corbusier, McIntosh, che ho studiato le più sofisticate tecniche, lei si rivolge così a me? Ma che sistema è questo? Per piacere! Non alzi la voce, stia zitto! E non gridi con me! Grazie! E zitto! Ma chi è questo? Come parli? Io non lo capisco. Vedi, Andrea Soldani è l'architetto che ha arredato la nostra nuova villa in campagna. Io volevo farti una sorpresa per il tuo compleanno. Oh, signore benedetto. Lei è l'architetto? Sì, architetto. Laureato a pieni voti alla Central New York University. Mi scusi tanto, guardi, non so che cosa dirle. S'accomodi, prego. Addirittura discepolo di McIntosh. Oh, povera stellina, sei molto esaurito, ne? Lavori troppo, sei stanco. Vedi, io ho pensato che se ti avessi preparato un bel posto in campagna tranquillo e accogliente, beh, allora tu... Scusami, amore, io avevo pensato che fratello c'era e che, insomma, lui era il tuo amante. Ecco, ho combinato un casino maledetto a me. Bello ringraziamento per un artista che si è dedicato completamente a sua moglie. La sedia pop che ho fatto col calco del sedere nudo di Celeste varrà centinaia di milioni. Sa che sarà pubblicata nelle riviste specializzate più importanti del mondo? E adesso vada a cambiarsi, perché così col chat urta il mio senso estetico, vada. Sì, tesoro, ha ragione, vai a cambiarti. Scusate, faccelo un attimo, architetto. Oh,